Paola, sei partita dal basso, vicino al mare, anzi siamo sul livello del mare, per poi arrivare in alto. Innanzitutto abbiamo un paio di minuti da parlare, per cui da dove è partita la passione? Io sono nata con il rumore del mare nelle orecchie, no? E cresciuta nelle spiagge di Isarutas, sì, del Sinis. E nel 2012, per motivi di lavoro, sono finita in Spagna, mi sono trasferita in Spagna dopo aver viaggiato un po' per tutta Europa e anche in America, e dove ho conosciuto il mio attuale compagno di cordata e di vita attualmente, José. È un grande un alpinista, no? Se così possiamo definirlo. Ed è stato grazie a lui che è iniziata questa passione. È stata la prima spedizione, no? A 4000 metri nel Nord Africa. È stata la prima volta che io ho toccato una vetta così alta, no? Da zero proprio a 4000. E da là proprio io ricordo che sono scesa dalla montagna, ho mandato un messaggio a mia madre e gli ho detto: questa è la prima e l'ultima volta, io non vado più da nessuna parte, provo. È stato bellissimo, però sarà l'ultima. E non è stato proprio così. No. E quella più alta? Quella più alta è stata, sono stata negli 8000 metri, 8162, il Manaslu, che è una delle vette, delle 14 vette più alte del pianeta Terra, è stato nel 2018. È una lotta, no? Una lotta con se stessi. Io non sono una persona competitiva, assolutamente. Forse io sento che sono competitiva con me stessa.